Siamo in compagnia di Andrea Chittaro, presidente dell'Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale. Buongiorno e ben ritrovato. Buon pomeriggio a lei. Intanto vorrei partire naturalmente con il caso Colonial Pipeline, è estremamente interessante. Perché? Perché si tratta di un attacco hacker piuttosto importante, un attacco malware per essere un po' più precisi, però dall'altra parte abbiamo Colonial Pipeline, una delle infrastrutture più strategiche degli Stati Uniti che naturalmente connette il sud con il nord-ovest, e quindi sicuramente si tratta di un caso piuttosto importante che ha avuto ripercussioni fondamentali sulla distribuzione di benzina, petrolio e così via. Qual è la sua valutazione del caso? Si tratta di un sistema di cyber security non, come dire, non ben curato in questo caso? Ma guardi, parlare del caso in sé è ancora abbastanza difficile, perché lo facciamo solo sulla base delle informazioni pubbliche che oggi sono disponibili. Il tipo di ransomware utilizzato è un ransomware as a service, quindi prodotto da un'entità privata sostanzialmente, anche venduto per l'uso a chi ne avesse bisogno. Quindi la cosiddetta attribution in questo momento non è semplicissima, come sempre del resto. Il presidente americano, credo ieri, si è spinto a dire sono stati russi, ma non ne abbiamo la prova. Certo è che questo evento ha un po' risollevato le tensioni anche di natura geopolitica che ci sono attorno alla cyber security. Senza entrare nei dettagli tecnici, che credo magari interessino relativamente, ma certo è che l'attacco a un gasdotto, a un oleodotto così importante per l'economia statunitense, ha messo di nuovo al centro il tema della sicurezza delle cosiddette infrastrutture critiche. In realtà attacchi simili l'America li conosce da diversi anni, anche negli scorsi anni ci sono stati attacchi che hanno riguardato le infrastrutture del gas, le infrastrutture idriche, le infrastrutture elettriche, quindi non è una novità, e hanno certamente messo in luce, questo caso mette in luce una volta in più quanto importante e quanto sensibile sia il tema di come le aziende, ma gli stati stessi, proteggono le loro infrastrutture vitali. Perché, come ha ben detto lei, nel caso del Colonial Pipeline parliamo di un oleodotto di 8.800 chilometri che ha costretto addirittura il governo a emettere un ordine per evitare le restrizioni al trasporto su gomma dei prodotti, dei carburanti, e questo forse un po' dà la dimensione anche emergenziale che si è creata in questi giorni. Quindi le infrastrutture critiche sono vitali per un sistema paese, proteggerle deve diventare un obiettivo certamente prioritario per le aziende, come ho detto, ma anche per gli stati. Ecco, lei ha detto bene che ci sono stati tantissimi altri casi, io magari potrei anche citare il SolarWinds, un altro caso di alto profilo. Intanto un brevissimo aggiornamento per i nostri telespettatori: che Biden ha firmato l'ordine esecutivo per blindare la cyber difesa USA proprio dopo questo caso di Colonial Pipeline, perché si tratta davvero di un caso molto specifico e molto strategico per gli Stati Uniti. Poi intanto volevo ricordare che proprio qualche settimana fa l'amministrazione Biden ha presentato un piano infrastrutturale da 2 mila miliardi di dollari, però non abbiamo visto numeri particolarmente destinati alla cyber security. Come mai secondo lei è rimasta, come dire, al secondo piano, in quanto questo non è, come abbiamo sottolineato più volte, il primo caso? Beh, in realtà poi non lo sappiamo quanti di questi denari siano destinati o meno alla cyber security. Gli Stati Uniti, vorrei ricordare, su questo terreno investono molto, e sono certo che in questo piano ci saranno e saranno previsti anche fondi per la cyber security. Il tema dei fondi però ci riporta anche all'esigenza di pensare a come vengono poi impiegati questi fondi.
perché non è sempre, come dire, necessario investirne tanti e spesso si fa riferimento, come dire, a dimensioni qualitative e quantitative piuttosto che a dimensioni qualitative. Quindi tanto in un'azienda quanto per le istituzioni è importante disporre di denari, ma spenderli soprattutto bene, bene e con oculatezza. Ridurre i rischi cyber oggi è un esercizio davvero difficile, nessuno ha la bacchetta magica. Certo, non sempre la cyber security si afferma come una priorità effettiva, o meglio, lo è spesso nelle dichiarazioni di intenti, ma talvolta poi non lo è nelle azioni concrete. Spesso assistiamo ad approcci che rispondono più a logiche di response piuttosto che di prevention o addirittura di prediction, cioè noi tendiamo a rispondere, no? Il fatto stesso che lei ha detto l'ordine esecutivo è stato emanato oggi dopo il fatto, ecco, magari era già sicuramente in gestazione, in preparazione, però è abbastanza paradigmatico del fatto che spesso abbiamo una logica ancora troppo ancorata alla risposta piuttosto che alla prevenzione. Ed è sulla prevenzione che invece bisogna dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, investire molto, tanto nella parte pubblica che in quella privata. E quindi rafforzare la cultura della cyber security, perché è importante creare consenso e creare consapevolezza e quindi orientare investimenti che siano sufficienti, come dire, a rispondere all'emergenza, a una vera e propria emergenza che oggi noi abbiamo in atto anche dal punto di vista cyber. Il periodo pandemico non ha aiutato, anzi, se possibile, ha pure rafforzato il mercato del cybercrime, che alcune statistiche danno in aumento nel 2020 di quasi il 30%. Questo perché probabilmente molti attori non erano nemmeno preparati ad affrontare all'interno di un'emergenza già complessa come quella pandemica, anche un altrettanto immanente emergenza che è quella della cyber security. Assolutamente sì, lei ha detto una parola chiave, ovvero consapevolezza. Tra poco ci arriveremo. Intanto, volevo fare il punto anche per quanto riguarda la situazione in Italia. Abbiamo visto che addirittura gli Stati Uniti non sono un passo in avanti, ma sono un pochettino dietro per essere, ecco, concreti. Però nel nuovo PNRR, che è uno dei temi principali ormai, il progetto più importante non solo per l'Italia ma per l'Europa, si parla sempre di un'Italia sempre più verde e più digitalizzata, ma le volevo chiedere a questo punto, siccome abbiamo affrontato già il piano infrastrutturale di Joe Biden, che cosa ne pensa del problema della cyber security? È stato affrontato al suo avviso in maniera sufficiente, ma anche efficiente, perché c'è una piccola sottile differenza tra le due parole dal nuovo PNRR. Allora, beh, anche qui per quanto riguarda le cifre è sempre difficile stabilirle, poi in base un po' ai vari commentatori il PNR italiano cuberebbe per quanto riguarda la cyber security dai 600 milioni ai 2 miliardi, io non so esattamente dove si collochi questa cifra, ma come ha detto bene lei e come abbiamo anche detto prima, l'importante sarà come questi soldi verranno spesi. In Italia abbiamo risorse importanti dal punto di vista tecnologico, abbiamo risorse importanti anche dal punto di vista delle capacità del sistema paese, potenziali del sistema paese di rispondere come dire, a emergenze di questa natura. Vorrei ricordare che da poco sta prendendo piede, anche se lentamente, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che noi abbiamo sempre visto come un'opportunità da sfruttare bene. Ecco, se questa opportunità sarà sfruttata bene, lo vedremo nei prossimi mesi. Io devo dire che ho visto anche questo governo, per quanto riguarda l'emergenza pandemica, ma anche per quanto riguarda la cyber security, cominciare a muoversi con un approccio molto, molto pragmatico. Ecco, io credo che in generale noi abbiamo bisogno di lasciare modelli oramai un po' vetusti, basati semplicemente sulla compliance, e dobbiamo invece introdurre modelli
poteri organizzativi appunto più basati sull'organizzazione appunto e sulle capacità di ogni singolo di contribuire alla costruzione del nostro ecosistema di sicurezza. Ci sono state poi recenti dichiarazioni del sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli che ha ipotizzato la creazione di un'agenzia nazionale posta al di fuori dell'intelligence. Io ovviamente non giudico e non so giudicare quale sia l'approccio migliore. Certo, l'idea di avere un'agenzia dedicata e che si occupi con carattere di esclusività di questa materia, ad esempio, potrebbe farci evitare gli errori tipicamente statunitensi, dove ci sono ben 17 agenzie che si occupano tutte con sfumature diverse di temi legati alla sicurezza. Ecco, io credo che queste siano scelte importanti che ha di fronte il nostro governo, e noi come associazione dei professionisti della security auspichiamo che si vada anche verso una valorizzazione del ruolo che i privati possano avere in questo campo, ripeto, rifuggendo logiche impositive, afflittive: faccio una legge, ti do una pena se non la rispetti e chiudo lì, ti do una serie di cose da fare, che tu le faccia bene o male poco conta. Io invece credo che si debba dare verso un sistema di cooperazione, di partenariato pubblico-privato informato alle logiche di trust e di cooperazione di cui dicevo prima. Ecco, intanto volevo ribadire che stiamo leggendo emergenza attacchi informatici in Italia più 47%, però ci tenevo a sottolineare per i nostri telespettatori che si tratta di un dato annuale, quindi in rialzo rispetto al primo trimestre dell'anno scorso del 47%, un numero sconvolgente. Se andiamo a fare il punto sul, per quanto concerne naturalmente il mondo corporate, secondo la sua esperienza, secondo la sua expertise, le aziende italiane sono consapevoli di questi rischi enormi e soprattutto spendono, dedicano, come dire, soldi verso, ecco, la cyber security, perché ci sono state più aziende italiane quotate sul FTSE MIB colpite appunto di attacchi hacker? Beh, come ho detto prima, il fatto di essere ben organizzati, di aver investito tanto e magari anche bene, non esclude la possibilità che un'azienda possa essere attaccata. Ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, digitalizzare il paese significa far progredire il paese, ma significa anche aprire a nuovi scenari di rischio, perché la digitalizzazione inevitabilmente porta ad un allargamento di quella che è la potenziale superficie d'attacco che viene sfruttata dagli attaccanti. Quindi le aziende italiane, mi chiede, spendono? Sì, le aziende italiane investono molto, stanno investendo sempre di più anche in termini di organizzazione, di strutturazione interna delle capabilities che servono, e anche anche delle professionalità che servono a gestire queste esigenze, queste emergenze. Però ricordiamoci che il tessuto connettivo economico italiano non si basa solo sulle grandi aziende, ma è fatto anche da una moltitudine di piccole e medie imprese che magari questa sensibilità ancora non ce l'hanno, oppure che incontrano difficoltà legate anche al costo delle misure di sicurezza. Ecco, verso questa fetta assolutamente importante della nostra realtà economica come sistema paese, dobbiamo continuare a promuovere azioni culturali, azioni di conoscenza, azioni per far comprendere quant'è il disvalore di non essere sicuri e di cosa può accadere, e lo leggiamo tutti i giorni, potrei citarne tanti di casi, quando una PMI, che spesso detiene del know-how importante, viene attaccata e viene fermata magari per molti giorni. Ecco, io credo che la awareness sia un punto veramente, e la formazione e la promozione della cultura sia un punto davvero qualificante, e vanno promossi piani diffusi e capillari a tutti i livelli da questo punto di vista. Ultimissima domanda, proprio in un flash, perché dobbiamo chiudere: quali sono le sfide più importanti che rimangono per la cyber security in Italia?
Guardi, la cyber security, come ho detto prima, è una questione di integrazione degli obiettivi all'interno del sistema paese. Noi, come AIPSA, lo diciamo da sempre, siamo per la promozione di modelli organizzativi aziendali integrati che possano essere effettivamente capaci di affrontare le grandi sfide che abbiamo domani, oggi e domani, e di una partenariato, una cooperazione con la parte pubblica davvero trust, davvero proattiva e davvero bidirezionale. Io credo che in questo ci possa essere un grande valore aggiunto per la nostra cyber security posture come sistema paese. Grazie mille, Andrea Chitaro, presidente IPSA, ovvero Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie a voi, buon pomeriggio.